GIF VIP 7, Antonella imita Oriana, Donna Maria, io una così non ci voglio stare. La conoscenza tra Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi nata al Grande Fratello VIP 7 sembra attraversare un periodo di difficoltà. Nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre, la regia ha proposto un gioco ai concorrenti. Ovvero quello di imitare un loro compagno d'avventura. Antonella ha quindi deciso di imitare Oriana Marzoli, ma lo ha fatto in un modo che non è stato gradito da parte di Edoardo Donna Maria. Al gioco Imita un VIP Antonella Fiordelisi ha deciso di vestire i panni di Oriana Marzoli. La 24enne campana si è presentata in salotto con degli abiti succinti, ha iniziato a fare esercizi fisici e ha cominciato a chiamare gli uomini presenti con appellativi come amore e dolce. Poi Fiordelisi ha raggiunto Antonino Spinalvese in cucina e gli si è strusciata addosso. In serata, Antonino ha raccontato a Gioele De Donà di essere stato raggiunto in confessionale da Antonella, Spinalvese nell'occasione si sarebbe sentito più volte in imbarazzo. Edoardo Donna Maria aveva già avvisato Antonella Fiordelisi di non esagerare, mentre si stava preparando in camera prima dell'imitazione. Terminato il gioco, Edoardo e Antonella hanno poi avuto una discussione. Nel dettaglio. Donna Maria si è isolato dal gruppo ed è andato nel van, raggiunto da Fiordelisi. Ha ammesso di essersi infastidito dall'imitazione fatta da Antonella. In particolare gli avrebbe mancato di rispetto. Visto che durante l'imitazione ha provocato Antonino. A quel punto la influencer salernitana ha cercato di spiegare che si trattava solo un gioco. Ma Donna Maria è sembrato irremovibile, io con una che fa così non ci voglio stare. La discussione dei due concorrenti si è conclusa senza trovare un punto d'incontro. Antonella Fiordelisi ha abbandonato il van e ha accusato Edoardo Donna Maria di voler passare per una vittima. Successivamente, Antonella si è sfogata con Luca Onestini e Charlie Gnocchi spiegando di essere rimasta delusa dall'atteggiamento di Edoardo. Dal canto suo anche Donna Maria ha commentato l'accaduto con Edoardo Tavassi e Nicolin Corvaia. L'uomo ha ammesso di essersi avvicinato ad Antonella all'inizio del Grande Fratello VIP 7 perché aveva visto in lei delle qualità che gli piacevano. Ma nel corso del tempo sta progressivamente cambiando idea su di lei. Ai vânt nici un curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.